Eccolo lì. Ecco. Mamma mia. Ecco. Oddio. Eccolo lì. Eccolo lì. Niente. Lascia. Eccola qua. Ok. Ecco fatto. Wow. Unlock your full potential at Crack Addicts. Oggi è venuta a trovarci Eva che vuole fare un trattamento chiropratico per cercare di risolvere l'emicrania destra. Iniziamo sulle bilance, quindi ti faccio passare da qua con i piedi sopra le impronte, esatto, in modo speculare. Qui è interessante perché ci sono 7 kg in più a sinistra. Adesso vediamo come sei allineata. Più alta la testa a sinistra. La spalla sinistra segue la testa, alzo poco poco, invece il bacino è un po' più alto a destra. Guarda dritta, lascia abbandonato come peso morto. Qui va bene. Morbida. Ok. Qui vedi, il naso punta qua, dovrebbe essere sopra la spalla, quindi hai perso 45 gradi di movimento. Qui invece ci arrivi sopra la spalla, ci fai caso? Fastidio qua? Sì. Molto. Molto. Qua di meno, vero? Sì. Se vengo su, fastidio qua? Un po'. Di qua? Di più. Rilassata, ti sposto un po', io sto sentendo come si muove la tua colonna vertebrale, ok? Mm-hmm. Sembra muoversi benone, ti dico la verità. Qua un pochino. Hai dolore? Io sì. Infatti, si sentono subito i blocchi, eh? Assurdo. Qua c'è un altro. Aia. Questa gamba è leggermente più corta di questa, la destra. Alla luce di quel che ho visto dovresti avere un po' di tensione qua? Sì. Qua meno, vero? E poi ci dovrebbe invertire quando... Aia! Scusami. Sì. Qua meno. No. Se vengo sul linguine dovresti avere un po' qua. Qua meno. Meno. Ma sai perché? Perché qua è più sotto. Posso? Vai, vai. Fastidio? Sì. Qua meno. Meno. Qua sotto. Su. Bene. Vai. Ok. Piede lo ruoti così e la gamba la spingi. Ok. Vai. Ok, su, spingi, spento questo, spingi, non ce l'ho fatto. Morbida, eccolo, metti due dita sul pube, tieni là, ruota verso di me, meglio, vai, dobbiamo fare un massaggio lì, fai tu o faccio io? Posso farlo io. Ok, metti la mano. Qua? Sì, io sto sopra la tua. Vai, vai, fa malissimo. È giusto. Malissimo. Lo so. Abbiamo visto che quando ruotavi la testa di qua eri debole. Sì, infatti lì mi fa male. Qui, vero? Ok. Faccio una piccola correzione, ok? No, assolutamente senza dolore. Mm-hmm. Sentirei un po' di suono, morbida. Aia. Tre dita in mezzo qui, stimola. Fa male? Sì. Ok. Devo fare un piccolo massaggio sul piccolo pettorale, perdonami. Fa male, eh? Lo so, mi dispiace. Fastidio qua? Sì. Di là mi fa malissimo sempre. Di qua, vero? Vediamo una cosa. Hai dolore qua? Sì. Eccolo. Lì, più su, sì. Perdonami. Lì, male. Poi questo è quel che faccio io, insomma. Aia. Perdonami. Adesso ti aggiusto. Ce n'è uno, lascia, ok, rilassata, lascia a me, eccolo lì, aspetta, ok, no, ginocchio va bene, rilassata, eccolo lì, male? No, piacevole. Andiamo, controllo io anche, c'era un po'. No, qui è a posto, qui è a posto, mano qua, ok, rilassata,
Ok. Fastidio qui? Sì. Qua? Un pochino. Qua? Sì, da morire. Qui? Pure. Questo dovrebbe aiutarti a rilassare. Ok, adesso mi viene anche un po' di fastidio qua. Questo dovevo sciogliere a mano, che secondo me è il modo più molto efficace. Molto male. Mi dispiace. No, no, però. Stringi i denti? Un po' meglio? Mm-hmm. Ok. Perdonami. Piega il mento verso il petto. Ok, lascia. La morbida, morbida. Ecco fatto. Wow. Piaciuto? Sì. Un bel respiro. Fuori l'aria. Giù le spalle. Eccolo lì, hai sentito come è andato da solo? Un bel respiro. Fuori. Eccolo lì. Questo è un po' spiacevole. Morbida. Anche il costato. Eccolo lì. Porta il braccio avanti. Bravissima. Qui, quando si fanno queste correzioni, non è che basta fare crack e si risolve il problema. No, certo. Serve sapere esattamente i vettori da adottare durante la correzione. Nel tuo caso l'osso sacro ha portato così, già andato, e poi posteriore. Eccolo qui. Stupendo! Visto? Eccolo qui, la quarta lombare, quella che ti dà noia a te. Lascia. Devo andare superiore, non posteriore, ma superiore. Eccolo lì. Pancia sotto. Sai tutto. Studio parecchio. Questo muscolo era quello che testavo prima quando toccavi il pube, ok? Ok, è lo stesso. Quindi, esatto, sì. E mi fa malissimo, è il peggiore. E il riflesso che davanti è sul pube, di dietro è qui, tra la tra il bacino e la quinta lombare. Fa male? Un po'. Ok. E poi stimoliamo un po' proprio il muscolo tantissimo a rilassarsi. Così, rilassata. Wow. Vediamo, avevi perso 45 gradi prima, adesso sei a 90 gradi, hai recuperato tutto. Ci sono. Rilassata, lascia a me, vediamo se... No, le spalle stanno bene, non sono bloccate, io controllo sempre, lascia. Perfetto. Ti devo tirare le orecchie oggi. Ah! Mi porto in anticipo. Ok. Vieni in piedi, mani così. Bello questo dell'orecchia. Sì, ti riapre tutto, sì, vero? Prima lentamente, adesso veloce. Ecco fatto, riproviamo di là? Prima lentamente, vai. Eccolo là, è tutta tecnica. Mani così, girata di schiena. Chiudi i gomiti davanti a te, tieni stretti stretti, testa giù. Fatti tirare, non camminare, ti tengo io. Stretti i gomiti. Ok. Perfetto Eva, come ti senti? Rinata. Rinata? Buongiorno a tutti, oggi è venuta a trovarmi Valentina, che adesso ci racconta un attimino i suoi problemini e cerchiamo di capire come aiutarla. Quindi raccontami un po', Valentina. Allora, io soffro di scoliosi da quando ho 10 anni e ho anche un piccolo gibbo, che sarebbe una piccola gobbetta sulla colonna vertebrale. E quindi questo mi causa molto dolore alla schiena e sento sempre rigidità. Tensione sulle spalle. Sì. Ci fai vedere un attimino lì dietro con me? Sì, certo. Ok. Dritta. Sì. Prova a piegarti poco poco in avanti, così vediamo bene questo gibbo. Sì, ok, il gibbo più qua sopra, diciamo, perché qui è ben compensata, direi, un po' qua, ma niente di che. Ok, puoi salire su. Vieni qua sopra, sulle impronte. Quindi guardando il muro. Allora, mettiti bene, bravissima, guarda dritta. Infatti, se io vengo qua, da qua dietro, vedo anche che il piede sinistro nella parte interna tende a cedere un po' verso l'interno, mentre il destro appoggia bene, ok? Il sinistro cede un po' internamente, quindi probabilmente avrei anche un po' fastidio al ginocchio interno. Adesso vediamo la postura. Questa è la testa, che è leggermente più alta a sinistra. Vediamo le spalle, che seguono la testa leggermente più alta a sinistra. Vediamo il bacino, che anche lui segue la testa, quindi è tutto così. Pertanto dovresti avere un po' di fastidio qua, vero? Oddio, sì. Qua molto meno. Sì. Torna giù. Fastidio qua? Sì. Rifai quello col piede? Adesso? No. Torna giù? Non ci credo. Adesso a destra dovrebbe essere qua in mezzo. Fastidio qua? Poco. Fai col piede?
Non sento niente. Ok, perfetto. Abbiamo capito una parte del problema subito, per fortuna. Vediamo un pochino. Brava. Perfetto. Vediamo un po' qui come gira la testa. Gira molto bene. Gira molto bene. Morbida, tranquilla, ti giro io. Ok. Sentiamo un po' come si muovono le vertebre del collo. Ah, un po' più bloccata. Indovina un po' a sinistra. Lascia. Morbida. Fastidio qua, eh? Sì. Sì, qui. Allora, qui va bene. Appena passo sotto, senti che si blocca anche. Sì. Vado sotto e torno a posto. Ah. Fa male qua. Sì, sì, lo so. Ok, qua è dolore, giusto? Sì. Vediamo una cosa, per curiosità mia. Spalanca la bocca? Fa ancora male? Sì. Stringi i denti? Adesso? Sì. Ok, normale con la bocca? Qui fa male, lo so. Adesso? Qua no. Qua no, no, qua? Un po'. Ok. Datti un abbraccio, per favore. Bravissima. Mazza come sei elastica, beata te. Qua di meno. Sì. Elastica. Sì, esatto. Sei un po' bloccata. Qua sotto cominciano i blocchi seri, eh. Mamma mia. Tutta la lombare è inchiodata, è andata in rotazione destra. Ok, poi ti spiego che vuol dire. Sì. D'accordo. Qua sotto hai fastidio? Un po'. Qua di meno. Sì. Pancia in aria, testa va sulla carta. Ti faccio vedere una cosa, guarda qua le gambe. Ci fai caso? Questa è molto più corta dell'altra. Sì. Ok. Però, piega questo ginocchio, mani sulla pancia. Se io inserisco questo qua, vai giù. Giù. Guardale adesso. Sono uguali. Sono uguali. Questo vuol dire che il bacino è ruotato, provocandoti un non accorciamento della gamba, perché le ossa rimangono sempre lunghe uguali, però una tensione muscolare maggiore che fa sembrare la gamba più corta, ok? Adesso spingi in fuori, ok? Fai altrettanto, ok? Piega qua, ti faccio mettere il palmo della mano qua dove avevi dolore, dove senti il bozzetto. Tutto il palmo. Bravissima, scendi giù. Spingi fuori, spingi, no, va bene, metti anche l'altra, no, 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 questo sempre, spingi fuori, eccolo, spingi fuori, ok, spingi fuori, anche qui si indebolirà, ok, togli quello, spingi fuori, ok, qui da solo va bene, spingi fuori, da solo va bene, quando li metti tutti e due, ok, perfetto, puoi togliere anche lì, come ti anticipavo, potresti aver fastidio qua, qua anche un po'? No. Di meno? Di meno. Ok. Ma meglio se non c'è proprio, perché forse da te è più... Eccolo qui, trovato. Qui invece... Niente. Se vengo qua su, dovresti avere un po' di fastidio. Qua. Niente. E poi dovresti avere un po' qua. E qua. Poco. A confronto qual è peggio? Io questo. Ok. Senti l'indice sinistro dove tocca il destro? Ma sono così storta. Un pochino. Oddio. Adesso vediamo se ho ragione, prova a mettere il tallone destro sul collo del piede sinistro, non sulle dita ma sul collo, bravissima, là, tienilo là, senti adesso come si toccano? Ho mezzo piede in più. No, non è quello. Avuto dolore? No. Hai visto? Adesso, dato che abbiamo iniziato con i piedi, proseguiamo con i piedi. Col ginocchio dritto, spingi la gamba in su, ok, fai altrettanto, ok, scusami, e viceversa, bravissima, spingi su, spingi, ok, spingi su qua, ok, conferma che la natura del tuo problema è di origine posturale, biomeccanica, ok, adesso scongiuriamo il resto, ma io sono abbastanza tranquillo di poter lavorare in questo, morbida, sistema qui. Spingi sulla gamba, ok, spingi su,
Senti che adesso sei forte. Togli questa. Questa la metti sulla fronte. Spingi su. Spingi su. Bene, meno male. Adesso due dita e due dita. Vediamo se c'è coordinazione neurologica. Spingi su. Spingi su. Sembrerebbe di sì. Adesso inizio piano piano a lavorare su tutta la colonna. La causa è lì, però naturalmente questo ti provoca compensi posturali che inizio a correggere, ok? Dopo aver corretto la causa. Allora, ti ricordi qui avevi fastidio? Sì. Allora, adesso ti porto passo passo verso la correzione. Qui la prima vertebra cervicale è andata laterale, quindi ha fatto, guardami, questo. Io adesso prendo il contatto qui, ti metto in posizione, tu mi dici se ti senti sicura e tranquilla. È a posto? Sì. La manovra è poco più di questo, posso farlo? Sì. Hai visto? Wow. Facile, facile. Qua sotto invece ti ricordi che era più basso? Sì. Adesso devo capire. Sì, è più rotazione. Vedi, qua ruoti, qua vedi come ti blocchi sì. prima? Quindi qui non è in rotazione ma è in posteriorità, quindi da dietro la porto avanti, sarà un po' più di questo, posso? Sì. Ecco. Oddio. Perché era un po' più articolato questo blocco. Però non ha fatto male, eh? Ma io lo sapevo, lo dovevi solo capire tu. Guardali adesso le gambe. Sono uguali. Senza cuneo. Adesso, rilassata. No, siamo a posto, morbida. Io dico sempre che le dita si tirano così perché sulle dita delle mani e dei piedi iniziano o finiscono i meridiani di agopuntura. Mano qua, che io non posso stimolare con gli aghi perché non sono un medico, ma posso stimolare in quel modo lì. Morbida. Però croccante. Croccante. Come la pizza romana. Una bella lotta. Eh sì. Mano qua dietro, rilassata. Ecco qua. Allora, qui adesso sono pari, quindi no. Calcia su, spingi, bravissima, spingi, metti le mani in preghiera qua, ok? Senza, bravissima, guarda, ti faccio vedere così. Passo di là perché purtroppo ho la mano infortunata, quindi testo con la destra. Calcia su. Calcia giù, calcia su, ok, vediamo se è così. Calcia su, sì, calcia su, sì, senti che perdi attivazione? Sì. Ok, adesso devo capire bene qual peggio qua o qua? Di qua. Questo, ok. Adesso partiamo dall'osso sacro. Perdonami, vieni sdraiata sul fianco sinistro. No, mi fa male più di qua che di qua. Sì, sì, lo so. Ah, ok. Adesso, scusa, ok. Ti faccio appoggiare sul fianco sinistro. Girata sì. di là. Yes. Uno, due, avanti col sedere. Qua. È già andato. Ah. Eccolo lì. Andiamo dall'altra parte. Che aggiustiamo la quarta lombare. Ok, come dicevamo, quarta lombare è qui. Entriamo, scusami, da sotto e la portiamo verso di noi, già è andata. Ecco, dato tutto. Stai sudando? No, pancia sotto che controlliamo se la correzione è andata a buon fine. C'è una festa qui fuori. È arrivata anche la banda. Ok, le gambe già sapevano che erano pari. Metti tutte e due le mani così. Al contrario però, esatto. Calcia su. Senti la differenza, calcia su. Ok, adesso. Calcia su. Calcia su. Senti come sei più forte? Devo fare un piccolo pompaggio craniosacrale, ok? Questo stimola il tuo bacino a recuperare il movimento e a lavorare meglio. Non si fa mai il pompaggio sullo stesso punto in cui ci sono i cunei. I cunei in questo caso fungono da leva per mobilizzare il bacino nel modo giusto, perché noi abbiamo aggiustato sacro e quarta lombare, però il bacino si deve muovere bene intorno a loro.
Ok, adesso fammi un colpo di tosse. Un altro? Ok, andiamo così, giù. Tieniti forte qua. Io tengo giù questo, ti chiedo di prendere un bel respiro profondo e di trattenerlo e tirarti forte mentre lo trattieni, vai. Tira forte, trattieni. Ok, abbiamo un blocco qua. Fuori l'aria. Preferisco andare col metodo tradizionale. Mi fa un po' male la mano quando faccio quel tipo di adjustment. Ok. Perfetto. Adesso ti faccio tornare a pancia in aria. E rivediamo tutti i parametri. Le gambe già avevamo visto che sono pari. Qui prima faceva male, adesso? No. Solletico o dolore? Solletico. Ok. Niente. Ottimo. Bene, pare che la chiropratica funzioni. Controlliamo anche questo, non si sa mai. Dritti i gomiti, spingi insieme, vai. Stringi i denti, spingi. Spalanca la bocca, spingi. Prendi aria e trattieni. Spingi. Fuori. Trattieni fuori quando hai finito, spingi. Ok, giù. Ti faccio venire, anzi no, vediamo, ritoccati così. I trapezi bene. Perfetto. Spingi su. Spingi su. Vedi come sei forte? Rimettimi le mani così. Bravissima. Spingi fuori. Fuori. Molto meglio, vieni seduta. E adesso il giochetto. Te lo metto al minimo, te lo metto al minimo. Con la schiena verso di me. Sciogliamo un po' la tensione. Hai visto? Pensa di quanto benessere ti sei privata fino a oggi. All right. Ok, vediamo bene anche queste spalle. Rilassata, andiamo, lascia, no, sono libere, lascia, morbida, no, libera. Ok, vieni in piedi, mani così, spingi il tuo gomito indietro contro il mio, colpo secco, veloce, ecco fatto. Wow. Dammi l'altro, girata, fai altrettanto, vai, colpo secco, ok, girata verso di me, mettiamo un po' dietro i capelli. Ok, vedi, questo è per l'equilibrio. Girata di schiena, mani qua dietro. Ok, stringi i gomiti forte davanti a te, testa giù. Io ti tiro, non camminare, ti tengo io. Ok, a posto, cammina un po', mi dici come ti senti? Benissimo. Vero? Come sì. Nuova? Meglio. Come nuova. Ah, vieni seduta che ricontrolliamo anche, ti ricordi questi? Sì. Com'è? Ma prima niente. Qua? Niente. Poi era qua? Niente. E qua? Niente. Ok, vediamo con le prossime, vediamo se quello che ho fatto è definitivo, comunque dura abbastanza a lungo, oppure se ci serve l'aiuto di, esatto, del plantare. Tu sembri già sapere la risposta. Cosa mi porta, secondo Mauro, a girarmi delle vertebre di cui io tante volte non riesco a farmi cura, quindi mi faccio il Voltaren direttamente. Ok, lo prendi però per via orale o intramuscolo? No, ma proprio perché è un dolore che mi passa da dietro e mi arriva fino a davanti. E lui cosa fa per le vertebre? Mi Ok, ti lavora lì? Sì. Ok, non lavora la schiena.
Sì, a volte me l'ha fatto però il chiropratico, ho fatto okay. rilascio emozionale questo qua perché ho dei problemi di respirazione al diaframma, cioè non so respirare, okay. quindi vado in iperventilazione e ho un problema fortissimo qua dietro che non mi fa dormire. Ah, mi hai preso botte alla testa o subito traumi sull'osso sacro? Cadute? No, ma ho due protusioni, L5 S1. S1 e? No, L4, L5 L5 S1, S1. Ok. E, adesso tu mi hai parlato di un rilascio emotivo. E, qua... Senza che tu mi dica quali, hai avuto in passato degli shock emotivi? Sì. Ok. Tantissimo. Stress anche prolungato? Sì. Ok. Tutt'oggi faccio una vita molto stressante. Ok, che cosa fai tu nella vita? Cinema. Ok. Però so organizzazione, regia, quindi è molto appresso ad altre dinamiche, insomma. Bene. Allora, vediamo un attimino dove usare il sistema delle priorità con te. Hai 6 kg di differenza tra destra e sinistra. E ti dico di più a sinistra. Qua? Sì. Ok, l'allineamento più o meno è rispettato, ma non è perfetto. No, no, stai serena. Qui al contrario, un po' così. E il bacino segue la testa. È anche un po' ruotato, diciamo, anteriore destra. D'accordo. Puoi scendere e torniamo sul lettino. Fastidio qua? Ecco, lo prendo per un sì. Qua di meno, vero? Sì. Ok. Un po' sempre acuto, però. La differenza mi interessa sapere. Sì, no, peggio destra. Ok. Se vengo qua su, sempre peggio destra o peggio sinistra? Destra, però se mi fermo al centro fra questi due punti dovrebbe, eccolo qui, peggio sinistra e destra un po' meglio, vero? Uh-huh. Fammi girare. Sì, allora sei quasi completa, il naso punta qua, dovrebbe essere sopra la spalla, non è grave questa mancanza, però ecco qua sei completa. Qua va bene e qua va bene. Se vengo qua sotto, hai fastidio? Ecco, lo prendo per un sì. Chiedo scusa, io sto cercando di capire come si è bloccato il tuo corpo. Qua un po' meglio? Sì. Lascia, fammi alzare a me, rifaccio da capo, ok, sì. Si perde gli ultimi gradi, fa un po' male? Sì, mi è uscita la spalla una volta che ho ballato, da sinistra? Destra, da destra, vediamo se c'è ancora qualcosa, tieni qua, spingi su verso il soffitto, ok, dammi due dita di quella mano, le metti qua, due dita dell'altra mano, bravissima, e con le dita al latte sto qua, spingi su, no, va bene, giù, adesso puoi togliere le dita, ruota verso il basso, ruota, perdi un po', eh? Sì. Ruota indietro, no, questo va bene, ok, il sottoscapolare non sta lavorando bene, questa spalla sta bene, controlliamo per sicurezza, spingi su, no, 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 aspetta, il primo test che abbiamo fatto, quindi così, vai, ok, scrocchiata, ruota in avanti, no, esatto, vai, qui va bene, spingi indietro, devo capire come ti sei bloccata, no? Sì, peggio qua, sì. Pancia in aria. Stai rilassata, eh? Allora, tu sei destrimana, vero? Sì. Però la gamba sinistra è più corta. Sì. Questo significa che il tuo corpo ti ha portato in difesa come se fossi mancina, perché quando il nostro corpo entra in difesa, le fasce all'interno, adesso io la dico in termini semplici, è come se ti mettessero in una situazione di difesa e quindi di guardia. È come a box. Questo ha una spiegazione, ma non la dico adesso perché sarebbe prematuro. Ok. Fastidio? No. Qua? No. Non c'è differenza tra... Un po' più di qua. Sinistra. Sinistra. Destra meglio, vero? Mm-hmm. In giù. Qua cosa è successo? Un cartellone dei gelati. Mi ero arrampicata. E ho fatto l'appendicectomia perché ero in peritonite. Ah, però. Altri interventi? Tonsillectomia. Mm-hmm. Peggio qua? O qua? Tutto male, però questo mi rimane proprio più allungato. Se ok. Scendo poco poco, posso? Certo. Peggio qua? O qua? Via le droghe.
non lo so, forse adesso. Ok, va bene. Poi adesso sto anche finendo il ciclo, quindi non so se... Beh, allora, questo può influire, su questi punti qua può influire. Peggio, qua? Destra. Destra. Ok, non affretto giudizi io. Spingi su? Ok, qua? Ok, cerchiamo di capire oggi la priorità qual è. Spingi su? Spingi? Ok. Lì? Non proprio sull'osso, leggermente sotto, brava. Spingi su? Qui va bene. Spingi su? Ok. Allora io vado su quello che penso sia. Poi vediamo se ho ragione o meno. Tieni qua. Spingi su? Spingi? Senti che non ce la fai? Fai molta più fatica? Sì. Adesso, questo vuol dire che c'è uno squilibrio, è un riflesso, ok? Di kinesiologia, anche di riflessologia, e, che mi segnala che c'è un problema con il metabolismo del cortisolo, l'ormone dello stress. Ok, adesso cerchiamo di capire cos'è che crea questo squilibrio. Quindi fai così con una mano e la metti qua. Ok? Quindi così sappiamo che spingi su. Sei debole, devo cercare ciò che ti rinforza. Tu prima mi hai parlato di emotività, vediamo se è quello. Spingi su. Com'è la forza adesso? Meglio. Pare più forte, no? Sì. Perché ridi? Perché è assurdo. Spingi su? No, sembra assurdo, non è assurdo. È realtà. È realtà. Adesso, prima di fare tutto, tocca la cicatrice dell'appendicite, per favore. In peritonite, vabbè. No, ma era in sono tre buchi. Toccane uno per uno. Ah, uno sta qua dentro. Ok. Spingi su di nuovo. Spingi su qua. Questo va bene, è guarito bene. Toccane un altro. Spingi su. Questo non è guarito bene. Spingi su. Vedi che perdi la forza? Tieni lì. Lascia. Devo fare un dondolo della testa. Ok. Spingi su di nuovo. Senti come attivi meglio? Spingi. Ok. Poi, il terzo. Spingi su. Spingi su. Questo va bene. Spingi su. Qui va bene. Spingi su. Adesso vai indietro con la testa. No, no, e con le mani tocchi sempre il naso. Bravissima. Spingi su. Eccolo qui. Spingi su. Vedi, perdi la forza. Tieni le mani lì, sul naso, lascia morbida la testa, sempre tre dondoli. Quattro facciamo, ok? Anche un po' qua. Morbida. Fastidio? Ecco. Sì. Tienimi questo qua, per favore. Vai. Ora purtroppo devo fare un massaggio, lo so, vuoi fare tu? Non è bellissimo. Lo so, no, non è che non è bellissimo, fa proprio male. Fa male? Ok. Mani su da me. Spingi in dentro. Ok. Pensa, ti ricordi prima ti ho chiesto di uno shock emotivo, adesso può essere uno, posso essere di più. Senza che mi dici niente, pensa a quello che credi ti stia inibendo, ok? Ciò che credi ti stia creando un problema fisico rispetto a ciò che è in realtà un ricordo mentale. Quando sei pronta me lo dici. Spingi? No, non è questo. C'è altro? Spingi in dentro? Sì. È questo. Vieni seduta. Adesso. Metti due dita per mano qua e qua, due per mano. Ah. Teletrasportati. Pensa a quella cosa, io faccio tre dondoli della testa. Ok, quattro. Giù. Niente di... Mi fido. No. Perfetto. Meno male. Testa su. Adesso, occhi aperti, inspira, tieni, fuori. Occhi chiusi,
Inspira, trattieni, fuori. Usami, vedi come sei sensibile qua? Questo è proprio il riflesso vertebrale per l'emozione paura. Inspira, trattieni, fuori. Eri occhi aperti, occhi chiusi? Chiusi. Adesso occhi aperti, inspira, trattieni, fuori. Ok. Connetto la tua fisiologia, quindi il tuo corpo, a questo ideale positivo, perché al momento il tuo corpo sta rispondendo in modo negativo a quel che è successo. Ok? Vai, mentre lo fai respiri. Quando hai finito di visualizzare tutto, alzi il braccio destro. Torna a pancia in aria. Mani su. Adesso visualizza non la risoluzione positiva, ma il problema, quello che prima ti indeboliva, ok? Dimmi quando sei pronta. Spingi. Vedi che adesso sei più forte, attivi meglio. Hai visto, oggi hai scoperto anche cos'è la chiropratica. Cioè no, l'avevi già scoperto, però... Hai scoperto... Sì, il tuo corpo non è tanto bloccato, perché il problema non è... nella struttura, non è biomeccanico, lascia, infatti, lascia. Eccolo qui un po' il calcagno, lascia, no, qui a posto, morbida, rilassa, rilassa, ok, un po' il ginocchio, lascia, ecco, questo è andato abbastanza bene. Ti ricordi quando eri seduta, io toccavo qui dietro il bacino, ti faceva male a destra? Sì. Ginocchio teso, spingi fuori. Così? Così sei forte, giusto? Piega, metti il palmo della mano destra qua, giù, giù, spingi fuori adesso, spingi, vedi che non attivi. Facciamo il contrario, togli quella, spingi fuori, qui sei forte, togli la mano, controprova, spingi fuori, resti forte, quindi non c'è un cambiamento quando tocchi. Invece di qua sì, sul lato della gamba corta. Sì, adesso è corta qua. È cambiato perché noi iniziamo con gamba corta qua. Abbiamo tolto un problema, il tuo corpo si è adattato e adesso mi dice dobbiamo trattare un altro tipo di problema, la gamba corta è di qua. Ok. Mani qua su da me. No, qui siamo pari. Perfetto. Mano qua. Tu non sono problemi muscoloscheletrici. Lascia. Ecco. Non ha fatto male. No. Vieni giù. Dio mio, vai davanti. E addirittura. Fastidio qua, no? Sì, era quello molto. Di prima. Il vettore di correzioni qua. Un po' meglio così? Mm. O è meglio così? No, è meglio nell'altro modo. Lascia rilassata, morbida. Non ti stacco la testa, stai tranquilla. Lascia. Adesso digli, ti ha fatto male? No, no. No, per niente. Bene. Questo è più sotto. Questo sarà così. Fastidio? Lascia. Qui che hai fatto in testa? Un nascondino. Ah. Eri una ragazza vivace, eh? No, ragazzi, dai. Sì, bene. Mettici la mano qua che... Aspetta, non ci sei? Qua. Tienilo lì. Ok. Giù. Rilassata. Eccolo lì. Ok, sei pronta per andare a pancia sotto. Esatto, meglio se stai così, perché così la schiena è più rilassata. Ecco. Oddio, sono paura della schiena. Facciamo così, io ti metto in prova e tu mi dici se posso fare un po' di più, ok? No, fai tutto quello che hai chiesto, sarebbe necessario. Okay. Vediamo se il tuo corpo me lo lascia fare. Ok, sembrerebbe di sì. Sì, un altro qua. Lascia. Eccolo lì. Questo è dall'altra parte.
è ruotato così, anzi è ruotato così. Vedi, appena tocco. Allora, dai, dammi pure l'altra. Dai. Morbida. Rilassata. Ecco fatto. Ma questo era quello che ti faceva male a te. Eccolo qui. Spingi su. No, 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 su, non la coscia. Su, così, bravissima, vai. Vediamo qua. Metti la mano destra qua. La sinistra sopra la destra. Spingi su. No, no, non la coscia. Sì, però parti più giù. Vai, parti qua, vai. Vai. Ok, non ti indebolisce qua. Vediamo se ti indebolisce così. Piega. Scusami, ho sbagliato io. Che ho detto piega, invece volevo dire unisci. Spingi su. Sì, è l'osso sacro. Spingi su. Sì, indebolisce gli ischi crurali. Se invece andiamo di qua, per la controprova, calcia su. No, questo va bene. Calcia su. Questo va bene. Sdraiata sul fianco sinistro, per favore. Ok, rilassata. Morbida. Eccolo. L'ultimo era quello che volevo. Vieni di là. Eccolo, vedi, appena tocco il punto giusto vai subito in difesa. Faccio con due dita, dai. Eccolo lì. Ok. Pancia in aria. Metti la mano destra, ti ricordi dove prima ti indeboliva? Spingi fuori. La senti la differenza? D'accordo, cammina un po', mi dici come ti senti? Stabile. Meno male. Rispetto a prima noti qualche differenza? Sento più leggera. Ok. Compressa. Meno compressa. Ottimo. Sì. E poi vedremo eventualmente quello più in là se insomma, di fare qualche follow up per vedere anche da un punto di vista emotivo come cambiano le cose, ok? Oggi sono con Carlotta che è venuta a trovarmi perché ha un po' di tensione qui sulle spalle. Lei mi ha detto che fa prepugilistica, quindi niente di grave, nessun intervento, giusto? No, cicatrici, ustioni, cose così, no. Niente di niente, ok? Sei mai caduta, infortuni, fratture? Una volta in bicicletta quando mi sono fatta male al ginocchio. Destro? Sì. Come fa? Cioè sei caduta di ginocchio oppure sei caduta di fianco e poi faceva male il ginocchio? No, sono caduta di ginocchio, però okay. Diciamo una semplice sbucciatura, diciamo. Ah, ok. Più complicata però. Quindi non fratture o no, lesioni ai legamenti, ok. Se hai qualcosa da segnalarmi, questo è il momento. Oddio, non penso. Ok, vabbè. Cioè in realtà problemi di stomaco, in realtà sì. Di digestione o di reflusso? Entrambi. Ok, allora diamo un'occhiata. Colite, tutte queste cose qua. Cerchiamo di capire un pochino anche quello che cosa sta succedendo. Ti sopra le impronte, proprio così come sono. Poi ti chiedo di guardare dritta, per favore. Io ti dico la distribuzione del peso, che è buona. Hai 3 kg in più a sinistra, ma veramente insignificante perché il range è più o meno 5 kg, quindi va bene. Guarda dritta. Adesso faccio una valutazione posturale. Scusami, ti raccolgo un po' i capelli. No, guarda dritta. Ok, sì. L'occipite è un po' più alto a destra, quindi lo segnaliamo così. Le spalle sono pari, quindi mettiamo pari. Fastidio qui? Sì. Qui un po' meno, vero? Sì. Poi se salgo su fino in cima, dietro l'orecchio, sull'atlante, fastidio? Sì. Qua un po' meno? Mm-hmm. Ok, quindi dolore a sinistra in alto e a sinistra in basso sulla cervicale. Se vado in mezzo alla cervicale dovrebbe essere più a destra e meno a sinistra, giusto? Ok, allora scendi pure e gentilmente mi vieni seduta qua. Io faccio il giro. Vediamo un pochino. Lascia. Lascia morbida. Il fastidio che hai sulla cervicale irradia anche sulle spalle e anche sulle braccia? Fino a qua. Fino al gomito. Solo a destra o anche a sinistra? Anche a sinistra. Ok. Più a sinistra. Giù. Fai alzare me? Sì, sei bloccata. Morbida. Lascia. Aspetta, fammi sentire. Morbida, morbida, non devo fare crack o niente ancora. Poi ti avviso io quando devo correggere, però
prima di correggere devo valutare, altrimenti non so cosa correggere. Vieni a pancia in aria, per favore. Ok. Gamba destra leggermente più corta della sinistra. Te l'ha mai detto nessuno? No. Te lo dico io. Eccola qua. Adesso vediamo come girano. Lascia, lascia. Faccio io, tutto io. Lascia. No. Pressoché uguali. Dovresti avere un po' di fastidio. Sì. Ecco, qua di meno. Però non è che qua l'hai scampata, perché qua dovrebbe essere, se non sbaglio, più... vedi, l'espressione parla, qua di meno. Sì. Ok. Sul bacino, legamento inguinale, fastidio qui? Sì, sempre. Di qua? Pure. Pure, quale è peggio? Di qua a destra. Ok, quindi c'è una differenza. Se vengo un po' più sotto sul legamento inguinale, fastidio qua? Sì. Qua? Di meno. Di meno, ok. Poi dovresti avere sull'inserzione del piccolo pettorale qui? Qui meno? Sì. Ok. Dammi le mani qua su. Lascia rilassata. Due falangi di differenza. Gira la testa a destra. Non cambia. Gira la testa a sinistra. Non cambia. Accavalla il tallone sinistro sul collo del piede destro. Ok. Un po' più centrale. No, non le gambe. Il tallone sul collo. Eccolo lì. Perfetto. Eccolo qui, ok, quindi è assolutamente pari. Togli il piede da lì, ci sta riaccorciando, ok, ecco, è tornato a due falangi di differenza. Tieniti con le mani al lettino perché ti tiro. No, morbida qua col piede, rilassata. Eccolo, questo c'era. Mani qua su da me. Lascia dritti, dritte le dita e ci siamo, siamo pari. Adesso faccio vedere per tutti, siamo pari. Andiamo a rilassare un pochino il diaframma. La sua espressione non è... Ok. Adesso. Piccolo massaggio qui. Sul petto, scusami, fastidio? Sì. Siamo al margine tra le costole e lo sterno. Ok, adesso questa mano qua, spingi su, non lasciare però, spingi, no, ancora no, quindi qui io sento un fastidio qua, un piccolo blocco, lascia. Rilassata, lascia, quindi diamo un input neurologico per avere un risultato neurovegetativo. Dita là, bravissima, spingi su, questo cambia parecchio, sì. Tienilo lì, tesa, gira in dentro, scusami, spingi in dentro, vai, molto meglio, non perdi più la forza in questa posizione, qua, spingi in dentro, molto meglio, togli. Questo era debole in partenza, spingi su. Ah, ok. Questi sono i muscoli dell'intestino grasso. Spingi fuori in diagonale. Ok. Fuori in diagonale. Ok. Fuori in diagonale. Vai. No, va bene. Sposta questo dall'altra parte. Fuori in diagonale. No, qui va bene. Adesso posso andare a testare con i muscoli collegati al colon tutte le strutture. Quindi comincio, puoi slacciare il bottone? Cominciamo dalla valvola ileocecale. Come dico, è qua. Spingi giù verso il pavimento. Spingi fuori. No, va bene. Fuori. Va bene. Adesso puoi togliere. Vorrei che mettessi questa mano qua così. Dritta per dritta. Ok, questo è un riflesso, spingi fuori per il colon ascendente, colon trasverso, spingi fuori, dritta il ginocchio, spingi fuori,
Colon trasverso ti indebolisce un po', eh. Tieni lì. Qui posso testare il colon discendente di qua. E va bene. No. Così. Spingi fuori. Qui va bene. Così, sopra il pube. Spingi fuori. Qui va bene. Perdonami. Ok. E i riflessi, morbida? I riflessi per un intestino infiammato sono qua. E lei lo sente. Ci sono punti di agopuntura che io però non posso stimolare usando aghi, ma che vado a stimolare con un massaggio profondo. Lei non mi sta ringraziando. Ok. Il secondo è qui. Questo è un po' meglio. Fa male però. Poi il terzo è qui. Guarda che faccia. Adesso ti chiederò di mettere la mano così, bravissima, sul riflesso, e io vado a stimolare qui sotto la quinta lombare. Inspira, tieni, fuori. Ok. Adesso questa mano qua, questa era la posizione iniziale che ti, ok, inibiva. Spingi in su, come lo senti? Spingi, non perdi più la forza. Ok, possiamo togliere, piano piano ti mando a pancia sotto. Beh, io ho già sentito quando vado con le dita che la vertebra è spostata così, quindi devo prenderla qua, dove la spingerò in giù, e questa mano stabilizza. Un bel respiro, fuori l'aria, eccolo lì. Adesso com'è? Meglio. Ok. Poi quinta lombare, qua com'è? Male. Qua? No. Il laterale, quindi è andata così. Mi hai girato sul fianco destro verso di me? Così. Sdraiata di fianco. Ok. Bravissimo. Quinta lombare. Ecco, è già andata. È andato tutto. Ok. Com'è la tensione qua? Un po' di meno, forse un po' qua. Ok. Lascia morbida. Ah, tu vedi la prima cervicale bloccata qua, giusto? Uh-huh. Eccola qua. Allora vengo. Morbida. Lascia rilassata, faccio tutto io. Ok. Adesso, giusto per un po' di sollievo, dritta però. Colpo secco, ecco fatto, girata dall'altra parte, bravissima, spingi gradualmente indietro, colpo secco, eccolo lì, perfetto. Mi fai due passi avanti e indietro, mi dici come ti senti, per favore? Indietro? No, non due passi letterali, fai il giro del lettino. Bene. Allora, oggi è venuta a trovarci Nicole, che è una mia amica, è venuta a fare il check abituale, quindi c'è qualche problema in particolare oppure no, faccio io, controllo tutto in generale. Allora, vieni seduta, un po' più indietro, bravissima, ok, morbida, qui va bene, ti trovo bene? Sono sciolta. Ti fanno bene le ferie? L'ultima volta ero croccante. Ma pure oggi lo sarai, qua lo senti? L'ultima volta ero croccante, che grande, lascia. Ok, andiamo qua. Morbida.
Ok, sentiamo la schiena. Qua sotto sei un po' bloccata, Niki. Sì, lo sento. Eh sì, sia a destra che a sinistra. Fastidio qua? Sì. Di qua? Meno. Ok, se vengo su, fastidio? Neanche tanto, no. Ok. Qua? Un po'. Qua? Sì. Di più? Un po', sì. Ok. Allora, vieni a pancia in aria che usiamo il sistema delle priorità per capire dove andare a lavorare. Un po' più su? No, qui gira bene. Fastidio? No, però ti ricordi? No, non mi ricordo. Del ginocchio che avevo il menisco, rotula e tutto quanto. Ah, sì, sì, che ti eri fatta male. Ah, ok, non capivo a cosa facessi riferimento. Sì, sì. Io sto controllando i tendini adesso, sto vedendo se c'è tensione qua o è più di qua. Qui. Di qua, vero? Qua dovrebbe essere più. Eccola. Qua meno. Sì. Ok. Se sbaglio, smentiscimi, eh? Certo. Corta di qua. Fastidio? Sì. Meno. E poi dovresti avere un po' qua. Qua di meno? Qua meno. Ok. Vediamo sto ginocchio allora, dai. Fastidio? No. Ok. Qua? No. Adesso scendo. Lascia. Posto? Sì. Lascia. Ho male. Paura, no. È solo apprensione. Ho paura, sì. Ok. No, ma dopo te lo sciolgo bene. Di qua non serve. Spingi sulla gamba. Forte. Vai. Bravissima. Mani. Dritti i gomiti. Spingili così. Spingi i denti. Spalanca la bocca. Spingi. No, spalanca. Scusa. Vai. A posto. Piega le gambe. Vai. Giù. Come te l'hai fatta male? Sciando? Sì. Ah, mi ricordo. Inspira e trattieni. Spingi. Butta fuori. Tieni fuori. Spingi. No, tieni fuori, butta fuori. Cosa? Ah, vai. Ok, giù. Spingi su. Dritta. Su. Vai. 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 Allora, adesso ti faccio mettere questa mano sul trapezio e viceversa. Testo questa, l'altra lasciamo in pace. Spingi su. Ok, vai. No, va bene. Adesso questa la metti qua piatta, due dita qua sotto. Spingi su. Su. Ok. Ha fastidio qua, Ok, piccolo problemino linfatico. Adesso lo piega tutte e due le gambe. Spingi una contro l'altra. Aia. È scorchiato, sentite, non cadere al pube. Vieni giù. Spingi fuori la gamba. Vieni qua. Spingi fuori. Hai preso una storta qua? Sì. Esce fuori, dovresti aver fastidio. Là. Ok, il cuboide. Lascia. Eccolo. Ah, eccola. Hai sentito, sì. Spingi fuori. Molto meglio. 1, 2, 3, ole. Poca roba, non è significativa. Ho un primo blocco qua. Rilassata. Vado da dietro ad avanti. Non uso rotazione ma posteriorità. Ecco, già andato. Dato tutto. Male? No. Rilassata. No, qui anziché posteriorità uso solo lateralità. Eccolo. Ah.
Questo è stato molto ben eseguito. Spingi su. Ok. Eccolo. A posto. Fastidio? Qua? No. Se vado un po' più esterno? Sì. Eccolo, tutte e due? E più questo. Più qua. Piega poco poco. Lascia rilassata. Che hai fatto di bello sto weekend? Sono stata a casa. Ah, riposata. Sono riposata. Giusto. Lascia. Senti qua sotto che corda di violino? Giù, 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 giù. Ok. Un po' meglio? Un po' meglio. Qua? No. Il diaframma sta bene, scusami. Il diaframma sta bene. Qua? No. Ok, allora ti faccio... Ah, no, prima facciamo le estremità. Eccole. Vabbè. A posto, rilassata. Mano qua. Lascia, lascia morbida. Eccolo. Ok. Questo lo facciamo, l'altro lo mettiamo in prova. Eccolo qui. Mano qua. Morbida. Lascia, lascia, lascia. Eccola. Ok, facciamo così. Rilassata. Morbida. Eccola là. Che meraviglia. Hai visto? Ok, piano piano, pancia sotto. Olè. Okay. Adesso uso uno dei metodi miei per testare i lombi. Quindi partiamo con le gambe che sono pari al momento. Stimolo il dermatoma di S1, che va bene. S1 a sinistra, va bene. L5 a destra, va bene. L5 a sinistra, va bene. Un altro modo carino che uso è testando i riflessi, quindi rilassata, peso morto, aspetta, riflesso morto, no, va bene, vediamo di qua. Ah, questo c'è un po', vediamo, no, va bene, poi vediamo L4, quello è il riflesso di L4, lo testo anche così che è un po' più accurato. Ok. Ecco, L4 a destra è positivo perché mi si accorcia la gamba destra. Se alzo diventano pari, quindi verosimilmente sarà un blocco di L4 a destra. Posso poco poco? Fa male qua? Un po'. Così? Meno. Così? No. Solo quando vado sì. Giù. Ok. L3. Bene. L3. Bene. No, sembrerebbe che dobbiamo fare giusto la quarta lombare. Adesso però testiamo anche il bacino. Calcia su. Ok, qua. Ok, vai. No, così. Vai. Ok. Vai. Trovato. Prova qua. Qua perdi forza, vedi? A sinistra. Sì. Quindi è un ileo anteriore. Il tuo ileo ha fatto così e quindi lo dovremo riportare così. Vediamo dall'altra parte. Calcia su. Ok, perfetto. D'accordo, allora ti faccio subito venire sdraiata sul fianco destro. Qua. Questa piegata. Più avanti col sedere. Avanti. Ecco qua. Allora. Quindi se per un bacino posteriore contatto qui e premo qua, per un bacino anteriore contatto qui e spingerò in quest'altra direzione. Ecco, già è andato. Adesso è andato tutto. Ma che meraviglia. Ma che meraviglia. Allora, se avessi inquadrato la tua faccia, vieni di qua. Pericolo. Qui c'è, che era? La troviamo. Qui era posteriore, quindi devo spingere dritto per dritto così. Ecco. Ho scordato di mettere il tutore. Eccola.
Però è andata bene. Hai fatto male? No, no, sto libera. Torna a pancia sotto. Vai. Così, adesso ristimoliamo le quattro qua. E le gambe sono pari. E ti faccio rimettere la mano sinistra qua e la destra sopra. Contrario. Bravissima. Qui perdevi forza, calcia su. Ok, qua. Senti la differenza? Ottimo, adesso puoi togliere qua, vediamo questo ginocchio. Nel 90% dei casi bisogna guardare qua. Fastidio? Sempre. Lo so. Mi devi venire troppo più spesso? Va bene. Vieni troppo poco da me, Niki. Allora, verrò sempre. Bravissima, tanto questa è casa tua, lo sai. Grazie. Le faccio fare così che è un po' meglio? Un po' meglio. È bravissima a sopportare il dolore. Anche questo fa male. Vediamo qui. Eccolo. Quello era D1, adesso facciamo C7 di qua. Lascia. No, C7 è libero, era solo un blocco di D1. Ok, Niki, vienimi seduta. Perfetto. Mani così. Spingi su tutte e due. Ok, solo questa, quindi questa giù, vai, l'altra, vai, ok, perdonami, spingi su, sto testando degli stimoli, dei riflessi cranici, adesso su, ok, metti un dito all'orecchio, spingi su, fai lo stesso di qua, spingi, perdo. Facciamo così, dito all'orecchio, guarda su, vai, la recuperi, guarda giù, vai, ce la fai, eh? E quando guardi su? Allora, guarda su con gli occhi, eccolo lì. Cosa fai? Per l'equilibrio, dito qua, spingi su, senti, non cambia. Adesso, vediamo un po' ste spalle, figo, no? Morbida, lascia, ecco anche un po' la spalla rilassata, ecco il posto, in piedi, mani sui fianchi, girate di traverso, spingi il tuo gomito indietro piano piano, colpo secco, boom, altro, bravissima, grazie, spingi indietro, ecco fatto, questo era meglio, passiamo di qua un attimo. Braccia qua dietro, chiudi i gomiti davanti a te, tieni stretti, testa giù, io ti tiro, non camminare,